C'è la coperta. Buonasera amici del campionato universitario, qui vi parla il vostro solito Matteo Zorloni. Ottavi di finale della Coppa dell'Università, si sfidano Pro Evolution Boccers contro Milano United, giocatori che hanno già iniziato questo match. Auguriamo ovviamente un in bocca al lupo a entrambe le squadre, gustiamoci insieme questa partita. Avanza il Pro Evolution, tocco arretrato, prima chance capitata a Calvieri che però spara alto sopra la traversa. Non ti porto tutto a casa. Buona facchetta. Avanza ancora il Pro Evolution, palla che resta lì in aria, allontanata. C'è il Bragman di Milano United, occhio a questo contropiede sul lato di sinistra, pallone spinto al centro. Traversa clamorosa, clamorosa di Di Zoppito. Pronta la battuta della punizione del Milano United. De Vecchi sbatte però contro Antonazzo, che respinge bene, concede la rimessa laterale, ragazzi, maglia bianca. De Vecchi aggancia col destro, De Vecchi sfiora uno dei gol più belli di serata, forse. Avanza nel Pro Evolution sulla fascia sinistra, occhio al movimento centrale in contrasto e poi in qualche modo Bertucca nega il vantaggio agli avversari. Ancora il tiro da fuori di Lenzi, pesca il jolly, il top player del Pro Evolution Boccers. Il momento più che positivo per la propria squadra, 1-0 e palla al centro. Corner battuto in questo istante, Lenzi scarica per il compagno, pallone morbido, ancora Lenzi, termina qui però la prima frazione, 1-0 per Pro Evolution Boccers, super spot. Avanza il Pro Evolution, buona azione centrale, palo pieno, poi altra chance per Mazzoni, parte subito forte il Pro Evolution. Buona palla riconquistata dal Milano United, prima chance murata. Insistono però i giocatori in maglia bianca, occhio a questa triangolazione in aria, il pallone passa, non c'è nessuno però a deviare la sfera in rete. Mazzoni tocca per il compagno, c'è il movimento di Lenzi, Lenzi stoppa un buonissimo pallone in aria, ancora Lenzi mette a sedere il portiere, questo è un euro gol di Lenzi, doppietta personale, 2-0 per Evolution che cercano di mettere in ghiaccio il pass per i quarti. Calcio d'angolo per Pro Evolution, battuto basso e teso e incredibilmente a sorpresa dal nulla, terzo gol dei ragazzi maglia giallo-nera, sempre però con una genialata di Lenzi, il fuoriclasse che pesca il proprio compagno sul primo palo, 3-0
e passaggio del turno messo in ghiaccio. Lenzi, buonissima chance per Pro Evolution Butchers che proprio a pochi minuti dallo scadere firma il quarto gol. Milan United scomparso però dalla partita dopo la terza rete dei ragazzi maglia giallo-nera, quindi si può parlare quasi di ufficialità. I ragazzi giallo-neri sono pronti per i quarti di Coppa. Ancora il Pro Evolution, palla sul palo più lontano, imbucata per Calvieri che sul solito assist di Lenzi firma il quinto gol per la propria squadra. Ancora il Pro Evolution ai titoli di coda, Lenzi chiude un triangolo bellissimo e tripletta personale. Termina qui, finisce la partita, dominio Pro Evolution Butchers che passano e vanno ai quarti.